Adesso vi invito a seguirmi nella lettura del testo che farà l'introduzione del sermone di questa mattina. La troviamo nel Seconda Timoteo, al capitolo 3, a partire dal versetto 16 fino ad arrivare al capitolo 4, al versetto 4. Il testo dice quanto segue. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Io, dunque, ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Che il Signore possa anche questa mattina benedire la sua parola. Prepariamo le nostre menti e i nostri cuori per poterla ricevere. Permettetemi di salutare tutti quelli che sono collegati con noi via streaming, questa straordinaria bella possibilità. Tra questi c'è mia figlia Simona che è un gran mal di gola e mia moglie Raffaella che approfitto per salutarli. Vi faccio anche vedere bene perché la cravatta è a posto, quindi sono a posto. Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, predica la parola. Credo che questo testo che abbiamo qui è il testo più accorato, più drammatico e l'appello più forte che esista nella Bibbia. Il rapporto alla predicazione della parola. Predica la parola. Quest'appello accorato, che si esprime con ti scongiuro, cioè la frase più forte che ci potesse essere, è in qualche modo giustificato dal discorso che l'Apostolo Paolo fa prima e che inizia al capitolo 3, quando parla degli ultimi giorni, dei tempi difficili. Ultimi giorni e tempi difficili che per l'Apostolo Paolo sono già i suoi. Gli ultimi giorni nel Nuovo Testamento indicano i tempi dalla venuta di Cristo, dalla resurrezione di Cristo in poi, gli ultimi giorni. E ovviamente sono anche i nostri. I tempi sono difficili, sono immorali, sono violenti. Abbiamo oltre a questo gli oppositori all'interno della famiglia cristiana, i ribelli al messaggio apostolico, abbiamo addirittura i persecutori, abbiamo maestri secondo le loro voglie, cioè dire maestri secondo la pancia, e l'Apostolo Paolo sente anche che la sua morte è vicina. La morte degli apostoli, la sua è vicina, ma anche dei testimoni oculari, quelli che hanno raccolto di prima mano il messaggio di Cristo. Predica la parola, verrà il tempo che non sopporteranno la dottrina, la gente si volgerà alle favole. Sono tutti i motivi, questo, che l'Apostolo Paolo dà per predicare la parola. Predica la parola perché i tempi sono difficili, predica la parola perché esistono oppositori di questa parola anche all'interno della comunità, predica questa parola perché gli uomini si volgeranno alle favole, predica questa parola perché se questa parola non si afferma, noi testimoni oculari stiamo per passare la mano. Ho fatto tanti errori nella mia vita, nella mia vita di pastore. Se c'è un errore, tra i più grandi che ho fatto è di sottovalutare l'amore che hanno gli uomini e le donne per le favole.
A volte ho sentito delle favole, mai avrei immaginato che avrebbero avuto successo. Ricordo un giorno, come ieri sera mi è accaduto, sono entrato in un gruppo di preghiera e era già cominciato e quello che dirigeva il gruppo, che era un fratello di chiesa, raccontava che c'era un uomo credente, molto credente, assistito dallo Spirito di Dio, che guariva attraverso le radiografie, cioè a dire, aveva inventato una macchina, era un ingegnere della NASA, dicevano, metteva in questa macchina la radiografia e le persone guarivano. E allora io ho posto qualche dubbio, ma il gruppo era compatto, credevano in questa favola. E di favole simili ne ho incontrate nella mia esperienza di pastore altre, che hanno avuto un loro successo, a cui le persone credevano. Ricordo una volta in una comunità era passato uno che si dichiarava avventista ma non lo era, e raccontavano storie molto strane, storie più di magia che di Evangelo. E questa persona mi chiese di poter fare un sermone dicendosi avventista. Poi io scoprì che non era avventista. E allora gli dissi, ma mi hai mentito, la menzogna non appartiene alla fede. Ma lui raccontava delle favole. E ricordo una sorella che mi disse una volta, sì, va bene, ha mentito, non è un membro della comunità, ma parla così bene, fratello, parla così bene. Cioè dire, ha mentito, ma parla così bene. Cioè le due cose si assommavano in qualche maniera, no? Predica la parola. Quali sono le finalità di un sermone? Siamo qui per riflettere sul sermone. A volte ho sentito dei fratelli che, diciamo, comprensibilmente, mi hanno detto, pastore, io tutta la settimana devo lottare fuori, ho problemi, ho difficoltà con la salute, con il lavoro. Quando vengo in chiesa voglio rilassarmi. Per cui non faccio sermoni problematici, perché ho bisogno di rilassarmi, devo riposarmi. Cioè io capisco questo fratello, lo capisco. Abbiamo bisogno ovviamente di rilassarci. Ma secondo la parola di Dio, secondo la parola degli apostoli, la predicazione ha sicuramente una finalità di incoraggiamento. Direi che in un sermone che non c'è un elemento di incoraggiamento, non è un sermone. Ma il sermone, la predicazione, ha anche altre finalità, che l'Apostolo elenca quando parla di educazione alla giustizia. Convinci, rimprovera, esorta, con ogni tipo di insegnamento. La parola quindi ha finalità molto complesse, a finalità di insegnamento. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Io vedo spesso, sono su Facebook, alcuni mi criticano per questo, ma io ci vado lo stesso, perché io credo che un pastore deve essere dove la gente si esprime, per portare una parola di equilibrio. E a volte vedo cose assurde, persone che sono animate da uno spirito zelante, ma spesso non conoscono la dottrina avventista, la prassi avventista, non conoscono i punti dottrinali, non conoscono la storia avventista, non conoscono Ellen White. E a volte dicono cose totalmente assurde. È necessario la preghiera, è necessario l'invocazione dello Spirito Santo, ma è necessaria anche la preparazione. Ellen White dice in molte occasioni ai pastori, insegnate, non soltanto predicate, insegnate. Per cui la predicazione ha finalità di correzione, di esortazione, di insegnamento e ovviamente ha finalità di edificazione, di incoraggiamento. Ma chiediamoci un attimino, quando l'Apostolo Paolo diceva predica la parola, a quale parola si riferiva?
Che cos'era la parola per l'Apostolo Paolo? Non era certamente quella che oggi è la parola per noi. L'Apostolo Paolo parlava della parola, parola ispirata da Dio, utile a correggere, a educare alla giustizia. Ma qual era questa parola? Per l'Apostolo Paolo era unicamente l'Antico Testamento, era quella la parola. L'Antico Testamento, perché il Nuovo si stava scrivendo, ma l'Apostolo Paolo quando scriveva non pensava di costituire un altro testamento. Tutta questa operazione lo fece la Chiesa un pochino di tempo dopo. Quando quindi diceva predica la parola, indicava qualcosa di non facile, di difficile. Perché? Perché bisognava predicare quella parola che veniva dalla cultura ebraica, da altre culture, e bisognava predicare quella parola alla luce di Gesù Cristo. Bisognava cioè tradurre quella parola, riorganizzarla alla luce di Cristo. E vi sembra un'operazione facile? Non era un'operazione facile. A noi sembra facile perché Gesù Cristo lo abbiamo messo in relazione con l'Antico Testamento dopo millenni di riflessione, dopo la riflessione degli Apostoli, dopo la ricostruzione che ha fatto il Nuovo Testamento della figura di Cristo attraverso l'Antico. Ma non era così in quei tempi. In quei tempi chi predicava la parola doveva mettere in relazione la parola con la figura di Cristo, ed era un fatto complesso. E infatti coloro che andavano dietro Paolo e predicavano un altro Vangelo, come dice ai Galati, quando voi leggete l'Epistola ai Galati trovate un Paolo arrabbiato, arrabbiatissimo, ricordate? Un Paolo a cui scappa addirittura quasi una parolaccia dalla rabbia che aveva, perché distruggevano quello che lui costruiva. E il problema era di portare questa parola ad un pubblico totalmente diverso, ad una cultura totalmente diversa, a culture diverse, inserendo in questa parola la luce di Cristo. Era quindi un'operazione estremamente difficile. E la parola oggi, noi certo abbiamo il Nuovo Testamento, abbiamo un privilegio che gli apostoli non avevano. Abbiamo una parola che è stata già riletta alla luce di Cristo. Ma è semplice predicare questa parola? Tempo fa, in una scuola del sabato, dove sono stato presente per 3 volte consecutive, che mi abita di rado, sono intervenuto a dire qualcosa e una brava sorella ha preso la parola subito dopo di me e ha detto più o meno queste parole: sa, le cose voi le fate molto difficili, in realtà le cose sono molto semplici, no? E ha dato la sua spiegazione. La volta dopo io ho preso di nuovo la parola su un altro soggetto e la sorella: ma voi le cose le fate molto difficili, sono molto semplici. Poi, terza volta, stessa cosa, allora sono tornato a casa e ho chiamato. E ho detto: cara sorella, lei è una brava sorella, ma tutte le volte, no, che io intervengo, io non mi offendo facilmente. Però io cerco di spiegare, di far ragionare, lei mi dice che le cose sono semplici. Ma se sono così semplici, qual è il motivo perché abbiamo 400 università nel mondo? Per quale motivo noi prendiamo dei giovani che sono preparati già, che sono laureati, che dicono sento la vocazione al pastorato e gli diciamo bene, deve fare 5 anni di teologia. Il pastore di Firenze attuale era architetto, ha sentito la vocazione, ha fatto 5 anni di teologia, mio cognato Franco Evangelisti faceva il fisioterapista, aveva già studiato, lavorava già, sentito la vocazione, bene, 5 anni di teologia, no? E così via. Per quale motivo sprechiamo tutto questo tempo? Per quale motivo abbiamo nel mondo queste scuole? Perché ai pastori chiediamo tanto, se è così semplice? Vedete, fratelli e sorelle, l'essere umano, il problema dell'essere umano è l'assenza di equilibrio. Si passa da un estremo all'altro. Il mondo medievale
il mondo che noi contestiamo, il mondo che ha contestato la riforma, ed è arrivata addirittura a proibire che la Bibbia fosse letta dal popolo. Diceva, la devono leggere le persone preparate, la devono spiegare le persone preparate, gli uomini colti, per cui va bene che sia in latino, non c'è bisogno di tradurla. Addirittura tradurla era un reato. Un certo Brucioli, che fu il primo a tradurre la Bibbia in italiano, finì in prigione per questo, fu torturato per questo. Lutero ce l'ha fatta, ma ha rischiato la vita. Gerolamo e Hus sono stati bruciati vivi per questo, perché l'idea era: è troppo complessa la parola, è troppo difficile predicare la parola, la devono quindi fare soltanto le persone preparate. Questa era l'idea. Il popolo non può leggerla perché va fuori strada. Allora, vedete, questa idea alla quale io mi oppongo, che non condivido in nessuna misura, per cui benedico la riforma che ha portato la parola al popolo. Però in questa idea c'è un elemento comunque che non è sbagliato, il fatto che non è così semplice predicare la parola. Per motivi molto, molto, molto semplici, molto facili. Noi abbiamo una parola scritta in aramaico, ebraico e in greco, noi dobbiamo predicarla in italiano, in Italia, e dovunque c'è un'altra lingua, è un'altra lingua. È una parola dove abbiamo un testo o dei messaggi rivolti ad altre culture, a culture totalmente diverse dalla nostra, e noi siamo distanti 1700 anni da queste culture. Per cui vi dico qualche cosa, non vi spaventi perché poi la spiego. Una predicazione seria, seria, deve avere quattro passaggi. Quando uno prende la Bibbia e la spiega in una comunità, devono essere fatti quattro passi. Allora potrebbe sembrare che, ritorniamo allora alla realtà cattolica, no? Medievale. No, non ritorniamo lì, state pur tranquilli, non ritorniamo lì. Però questi quattro passi vanno comunque fatti. Vi dico i titoli di questi passi, no? Non vi spaventino le parole. Il primo passo si chiama ermeneutica. Il secondo passo si chiama esegesi. Il terzo passo si chiama teologia. Il quarto passo si chiama parenesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che in primo luogo, quando mi pongo di fronte a questa parola, devo trovare un criterio, un metodo, dei metodi per poterla affrontare. Questa è l'ermeneutica. L'esegesi vuol dire che devo prendere quel testo e capire le parole di quel testo. Cosa c'è in quelle parole? Cosa vogliono dire quelle parole? Devo quindi prendere quelle parole ad una e cercare di prima tradurle, no? E poi capire le parole, il senso delle parole. Teologia vuol dire che se io trovo delle parole, mettiamo sullo stato dei morti da una parte, non posso costruire una visione su delle parole in un angolo della Bibbia, devo vedere un attimino se nella Bibbia quella tematica è trattata altrove. Se io per esempio prendo il brano di Ecclesiaste che dice: per l'uomo e per l'animale non c'è nessuna differenza, lo spirito è lo stesso, muore l'uno e muore l'altro e non c'è futuro per lui. Se prendo quel brano lì, è un brano che parrebbe ateo, no? Parrebbe che non vi sia speranza. Se voglio capire lo stato dei morti, bisogna che prendo tutta l'intera Bibbia, prendo le parole della Bibbia sullo stato dei morti, le metto insieme, faccio una sintesi, e questa sintesi si chiama teologia. Poi questa sintesi va portata, va applicata alla vita di ogni giorno. Io credo questo, poi questo si deve trasformare in azione, no? E questo si chiama parenesi, si chiama attualizzazione. Allora, attenzione, non sto qui operando per tornare al Medioevo, no? Al sermone unicamente per gli specialisti. Qui ho dei membri, un amico caro, il fratello Ilardo, che siamo stati insieme quando ho cominciato il mio ministero pastorale, e il fratello Ilardo può testimoniare che con me hanno predicato anche i bambini, no? Non so se ricordi, no? Anche i bambini. Ma è necessario
che la predicazione rimanga qualche cosa di serio. Una volta, avevo molto tempo quando ho iniziato il mio ministero, ricordo che andavo nelle chiese evangeliche per vedere cosa facevano loro. Poco fa avete fatto il messaggio ai bambini, e questo nella chiesa avventista l'ho inserito io, quando ero responsabile dei bambini e dei giovani. L'ho preso in una chiesa pentecostale ad Ostia, sono andato in una comunità pentecostale, ho visto che il pastore veniva ai bambini e dava un messaggio, l'ho consigliato alle chiese avventiste d'Italia. Credo sia una bella cosa. Ma ricordo che andai in una chiesa pentecostale, che era in un seminterrato, cantavano, dei giovani mi avvicinano e mi dicono: signore, venga, si accomodi, ecco, le diamo una Bibbia. E mi sono seduto, guardi, la Bibbia è una cosa molto importante. Dico, sì, lo so. Guardi che la Bibbia dice cose meravigliose. Sì, lo so. Guardi che la Bibbia, per capirla, non ci vuole niente, è facile, perché lo Spirito di Dio interviene. Sì, lo so. E nel frattempo arriva il predicatore. Sale sul pulpito questo predicatore, legge un versetto di Isaia e comincia a parlare, ma a strillare, a urlare, dove c'era tutto il fuoco di questo mondo in quelle parole, tutto infiammato, ma non c'era un minimo di senso, non c'era una relazione minima col testo. Diceva cose che nulla c'entravano con quel testo, e il giovane che mi diceva, continuava a dirmi, guarda, mi raccomando, la legga, perché è facile, perché lo spirito, e mi veniva da dirgli, ma vai a parlare col pastore per vedere se anche lui un po' di spirito se lo procura, no? È facile. No, non è facile. La soluzione non è ritornare al Medioevo, non è tornare agli specialisti. La soluzione è nel buon senso ed è nella parola del Signore. Allora io vorrei guardare con voi, soltanto in un minuto, un altro testo che accosto a quello che abbiamo letto, Efesi 4:11. Efesi 4:11. Questo testo parla di Cristo e dice: è Lui che ha dato. Ricordate questa frase: è Lui che ha dato. Alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, affinché tutti giungiamo all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo. Perché metto questo testo a conclusione di questa riflessione? Perché la predicazione, fratelli e sorelle, la fede cristiana, ha una dimensione individuale, ma è soprattutto un fatto ecclesiale, è un fatto comunitario. Una fede che si esprime nella solitudine è una fede pagana, non ha nulla a che vedere col cristianesimo. Per cui la predicazione, le convinzioni dottrinali vanno confrontate nella comunità, con i fratelli. Abbiamo i profeti, gli apostoli, gli evangelisti, i pastori, i dottori, il direttore dell'istituzione, il direttore della scuola del sabato, la scuola del sabato, cioè dire quello che pensiamo, quello che crediamo, quello che vogliamo proporre agli altri deve essere il prodotto di un incontro comunitario, di un incontro ecclesiale. La predicazione non può venire dalla persona isolata, dalla persona che pensa per conto suo, ma dalla persona che ha confrontato, che ha utilizzato tutti gli strumenti della Chiesa. Noi abbiamo oggi straordinari strumenti. Abbiamo riviste, abbiamo articoli, abbiamo siti internet, abbiamo libri che aiutano, che spiegano, che danno ragione delle nostre dottrine. Ma molto spesso io sono
avvilito, sono intristito dal vedere fratelli che si tirano i capelli tra di loro per sciocchezze che non hanno alcun fondamento, che arrivano a conclusioni, a giudizi che non hanno alcun fondamento. Proprio stamattina su Facebook un fratello con cui mi sto confrontando mi dice: dobbiamo uscire da Babilonia, voi siete alleati a Babilonia. Ma alleati a che cosa? Io ho predicato in una chiesa cattolica poco tempo fa, in una predicazione concordata con 5 sacerdoti, e ho predicato la mia fede, il ritorno di Cristo. Abbiamo cantato inni al Signore, abbiamo pregato semplicemente al Signore. È il mondo cattolico che si è adattato a noi, non è il contrario. Come posso testimoniare se esco, se mi isolo, se semplicemente condanno, senza cercare di capire? Allora voglio dire, la tradizione avventista, la tradizione storica avventista, i documenti avventisti, bisognerebbe un po' conoscerli, e tendono in certe direzioni, ma bisogna conoscerli. Bisogna leggere i libri che si scrivono, bisogna leggere i libri che escono dalla nostra carriera, gli articoli che accompagnano sul Messaggero, bisogna dialogare nella scuola del sabato, con il nostro pastore, con altri pastori, con amici. Cioè, dire, la fede cristiana è una fede che si confronta. Quando uno ragiona per conto suo, arriva dove vuole. Le nostre idee possono sembrarci eccezionali, ma a volte sono sballate. E questo ce lo dicono gli altri. E se valgono le nostre idee, ce lo dicono anche gli altri. Per questo io vi dico, fratelli e sorelle, la predicazione, come qualunque testimonianza di fede, deve provenire da un confronto, deve utilizzare gli strumenti comunitari, deve essere ecclesiale, deve utilizzare la comunità, deve sfruttare la comunità. E allora, se questo avviene, se c'è un confronto costante, continuo, se, come dice Paolo, andiamo a verità nell'amore, verità nell'amore, verità nell'amore, sono due parole che vanno insieme, allora, come dire, noi possiamo moderare le nostre idee, possiamo arricchirle, possiamo confrontarle, possiamo rafforzarle. E allora la predicazione verrà dall'insieme, sarà un frutto di un lavoro collettivo. Mentre spesso accade che vengono ignorati tutti gli strumenti che Dio ci ha messo a disposizione, e abbiamo allora visioni totalmente solitarie che non portano da nessuna parte. Per cui io auguro a tutti quanti voi, fratelli e sorelle, di avere molti predicatori fra di voi. Ieri sono stato commosso a vedere tanti giovani, parecchi possono diventare degli ottimi predicatori, a patto però che imparino il mestiere, che imparino ad essere comunitari, a utilizzare tutti i doni che Dio ha fornito alla Chiesa. Che il Signore ci aiuti a camminare verità in carità nell'unità del corpo di Cristo. Amen.